scastrato intanto, eh. Niente paura. Ok, mi scastro. Vai, corri, veloce. Mamma mia. La musichetta, pure sta musichetta abbastanza sexy, ragazzi. Sentite? Dove va la scorta infinita di petardi, ragazzi, eh. Vai, sicuramente creperò adesso, però. Tutto fatto con l'auto, spero. Continua così e forse ce la farai. Via, 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 via. Non è lontana. Non dovrei nemmeno dirtelo, ma vedi di non restare allo scoperto. I mostri sono ovunque. Se avessi bisogno di usare una trappola, come faccio ad attivarla? Non puoi farlo. Gli ho già detto che servono per le missioni. Certo. Merda. Va bene. Woohoo! Bello, bello, ci sto prendendo la mano, eh. Oh, non cadere. Non cadere, cazzo. Allora, dov'è la macchina? Le trappole luminose, forse è questa. Gran bell'aggeggio questo. Oh, bello. È 3 volte più luminoso di un lampione normale. Darà una bella abbronzatura agli infetti. Ah, quindi gli dà fastidio il sole? Vieni qua, vieni qua. Così, bravo. Il vicino. Bella. Ok. Oh, che stai a fa', fermo. Mamma mia. C'ho paura che esplodeva. Un po' crepo, ho detto. Bene, viola. Ah, qui mi arrampico, vedete? Sto arrampicando fino sopra. Così mi tuffo su quello là. Andiamo. Sicuramente farò una brutta fine. Oh, come ho fatto? Oh, mamma mia. Va bene, le luci sono pronte. Allora passiamo alla trappola successiva. Forza, a presto. Mamma mia, ragazzi. Sono dovuto curare. Si sta per fare notte però, eh. Tra un po' rimango fregato, rimango. Maledizione, Spike. Tutta l'area è al buio. Che accidenti sta succedendo? Ci risiamo. Ascolta, c'è una centrale elettrica secondaria vicino a te. Vai a dare un'occhiata. Si sta facendo notte e il nostro personaggio si sta un po' cagando sotto, devo dire. Ma un po' tanto, un po' tanto. Vediamo cosa riusciamo a fare. Opla! Sto cominciando a prendere la mano con il parkour. Molto, molto, molto divertente. Opla! Sali, sali. Ragazzi, più vedo lo sfondo, più rimango sempre impressionato. Anche da come sono messi gli oggetti, ma... Camminare qui a piedi, oddio. Me l'hanno fatto apposta. Non ti affronterò però adesso. Ole! È un rifugio questo, ragazzi. Ok. Oh mio Dio, che paura! Oh, ma che cazzo è? Oh mio Dio, ragazzi!
Dimmi che esplodono queste cose. Sono varie cose da analizzare. E dai! Sì, era arrivato, era arrivato. Abbastanza vicino. Io, se gli lancio questo, esploderà. Che ne dite, ragazzi? No. Però se glielo faccio colpire... Vieni qua, vieni qua, vieni qua, va. Sali sopra! Bene, se glielo faccio colpire adesso, non so se lo devo uccidere. Così, altrimenti facciamo... No, non è lì. Quella la devo usare, l'ho capito che la devo usare. Tiriamolo di qua, però, tiriamolo. Vieni qua, sto qua, sto. Bella lui. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Va bravo. Ma sto qui, eh. Ciao. Ok. Però non si sta incastrando per niente. Olè, ragazzi. Speriamo che non si possano accucciare neanche. Ma allora, almeno questa. È morta? Analizziamo tutto, ragazzi. Sigarette, che ci faccio? Quello non mi sta vedendo qui adesso. Qua posso aprire qualcosa? Poi quanta. No, 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 sta tutta lì dentro, sta. No, è troppo buio. Oh, eccolo, sicuramente è questo. Certo che aprire queste cose è veramente rompipalle. Oh, luce. A posto, ho resettato la centrale secondaria. Però se è andata in corto una volta, cosa potrebbe ripetersi, no? Lascia le considerazioni tecniche. È morto? Ma che paura se si... Se si riapriva, ragazzi, che paura! Siamo mo là, ci sta quel mostro del cazzo. No, si è aperto. Mazza che bucio di culo. Sono il genio delle, delle serrature. Che ci abbiamo? Che ci abbiamo qua? Caffè, prendi. E quella mi sa che sto pieno. Oh, inventario pieno, ragazzi. E che ci frega. Aspettate, eh. Allora, intanto posso fare un kit di soccorso? No, mi serve dell'alcol e della garza che non... Della garza che non ho. Mamma mia, a me. La mia pronuncia stupida. Allora, oggetti preziosi. Li lasciamo. Pezzi, li lasciamo. Le armi. Le armi dove sono? Non ho preso tantissime armi. Ah, forse sono dei... Aspetta, forse sto capendo che sono... Ah, intanto sto qui è inutile. La segretata è veramente un'arma abbastanza inutile e la buttiamo. Vediamo come si fa. Smonta. Ci prendiamo subito al tubo del gas che è abbastanza forte, molto molto più forte. Ah, torna al rifugio prima che faccia buio. Bene, io devo ammazzare quello però. In qualche modo lo devo ammazzare. Ci stanno cazzi. C'è altra roba da prendere. Oh, quanto stavo a saltare, non mi dite niente. Sì, un'arma che non mi interessa. Altra roba. Oh, documenti. Ma hai imparato a creare acqua corrente? Come si fa a imparare a usare l'acqua corrente? Il mostrone per ora lo lasciamo lì in un secondo momento. No, cioè non è che prima che faccia... No, ragazzi, ma dove sto andando?
No, no, torniamo indietro. Oh, ragazzi, mi sto cagando sotto. Non c'è il viaggio rapido? Mamma mia. Qua non c'era un cazzo di rifugio. Ma come ci torniamo così di notte, oh? Che saliamo qui. Forse io dovevo dormire là, ragazzi, lo sapete? Mamma mia, ragazzi, non sto vedendo nulla. Sto avvicinando, lo so, perché vado lì 123, ma no, non sto neanche arrampicandomi. Un fuoco, vedo un fuoco qui. Zombo col fuoco. Bene. Mannaggia sta missione, sono quasi arrivato però. Oh. Ok. Finché sto qui sto al sicuro, ragazzi. Sono quasi arrivato. Ragazzi, veramente non pensavo che questo gioco mi avrebbe fatto cagare sotto. Ma ci sta riuscendo, devo dire, eh. Ci sta. Oh mio Dio, quanti so! Oh mio Dio, quanti so, cazzo! Sono tanti e tolgono anche tanto. Oddio. Prima che faccia buio, facevo prima restarmi là finché mi tornava la notte. Mamma mia, oh. Porco cane, ragazzi. Mo chi è? No, non c'ho armi. Dimmi che viene il cavo a salvarmi. Quanto mi spunta da qua di dietro, lo so. Ma chi è? Ehi, dottore, parla Kyle Crane. Crane, cosa posso fare per lei? Ho appena visto uno stranissimo zombie coperto di vesciche verdi. È scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? E si poteva arrampicare? Purtroppo non ho abbastanza informazioni. Ma se ne vedesse un altro... Chiudi, va. Me lo faccia sapere. Chiudi, va. Mamma mia, chiudi. Mi son cagato sotto, Madonna santa. Spike, che succede? È successo qualcosa di brutto. Ti devo parlare. Arrivo, bene, arrivo. Dammi solo un minuto. Allora, hai completato il prologo. Finalmente, sbloccare la cooperativa. Premi tastino di cui non ricordo il nome per accedere al menu di gioco, dove potrai trovare altri utenti con cui giocare. Prova a combattere contro gli zombie insieme ad amici per vivere un'esperienza tutta nuova, con competizione amichevole e sfide di squadra. Quindi non si può fare la storia co-op, forse? Perché se si può fare, io la faccio insieme a Magico, o il fratello di Magico. Forse è più il fratello, però. Ammazza quanto sta lontano sto Spike, però, Sta abbastanza lontano, ragazzi. Noi intanto ci arriviamo. Sali qui. Speriamo non ci siano sorprese. No. Cerca sempre del fumo colorato in cielo. È un rifornimento aereo. Oh, davvero? Oh, parliamo con Spike. Che succede? Crane, innanzitutto te la sei cavata bene. Lo so, grazie, grazie. Se serve qualcosa, vieni da me. E tanto per iniziare, eccoti una torcia e un telecomando. Ah, finalmente. In un notturno, puntagli la luce in faccia o attiralo verso una trappola e attivala con il telecomando.
Chiaro? Certo. Thanks. Perfetto. E ora veniamo al punto. Nonostante i tuoi sforzi, la missione di Brecken è fallita. Aia. Merda, sta bene? È vivo, ma devi tornare alla torre. Jade ha chiamato a rapporto gli esploratori, quindi devi andare lì. Va bene. Chissà se avrò finalmente il piacere di incontrare Brecken. Ok ragazzi, che abbiamo fatto? Per questa puntata è tutto, un po' più breve delle altre, ma vabbè. Abbiate pazienza, tanto il gioco lo farò tutto, andrò sparato come un missile, sempre se non è impossibile e frustrante, ragazzi, perché io ho i giochi frustranti, purtroppo. Nei prossimi episodi, vabbè, questa è la prima sera, ragazzi, è tardissimo, sono le 2, non ho dormito per niente, quindi sto un po' rincoglionito, quindi domani gli episodi cercherò di fare solo i pezzi più interessanti, almeno così vi tolgo tutta questa palla dell'esplorazione, che anche se la taglio viene sempre una palla lo stesso. Tipo il pezzo da lì a rifugio, a questo rifugio me lo devo risparmiare e fare vedere altro nel video. Però voi ditemi sempre i vostri consigli, io aspetto solo quelli. Da Game Over Size, tra 90 è tutto, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao ragazzi.